È chiaro che l'unica proroga che non esiste in quest'Aula è l'onestà. E quando noi eravamo in quella serata in cui battevamo per poter avere onestà in quest'Aula, e mi rivolgo a tutti voi, c'è un percorso da fare. Questo Paese ha assoluto bisogno, non si può più prorogare il bisogno di ricominciare a sperare, di sperare in un'onestà. La ringrazio. Adesso il collega